Allora, Odagiri, Bebe, Yuko e coppia di anziani. Bebe penso sia la bambina a questo punto. Livello medio della gente il 10, tempo esplorato il 21. Noi siamo al 12, direi che abbiamo lavorato per bene questo giro. Bom, il mago non c'è, l'amico dello sport non c'è. C'è Odagiri volendo e la nostra amichetta dello sport. Però se tanto mi dà tanto, meglio appunto andare a farci un altro nuovo confidant. Siamo sempre lì in bilico adesso, però, con la consapevolezza che c'è la possibilità di rendere negativo un rapporto con una persona se non gli diamo tante attenzioni. Averne tante in giro potrebbe diventare pericoloso. Vedi, non passi a trovarci, punto di domanda? Non lo so, non vorrei che il vecchietto si offendesse, però avere un nuovo confidant ci può dare più possibilità anche nel Tartaro poi. Comunque, la bambina è lei. Immaginavo, era uno dei pochi incontri che abbiamo fatto il primo giorno che siamo arrivati, che aveva anche la sagoma quando abbiamo fatto il dialogo. Vediamo. Ciao, io sono Maiko. Mamma e papà dicono di non parlare con i cattivi. Tu sei una persona cattiva? Sì, cattivissima. No, sono buono. Davvero? Non stai mentendo, no? Ora non posso giocare perché ho fame. C'è qualcosa che vorrei tanto. Voglio mangiare qualcosa di rotondo e caldo. E anche morbido. I takoyaki, sì. L'adoro, grazie. Hai detto a Maiko i takoyaki bizzarro. Ah beh, neanche ce l'ha chiesto, proprio l'ha preso dalla nostra tasca. Grazie, ho mangiato tutto quanto. Ora ho sete. Voglio qualcosa di frizzante, la bevanda pazza e amara è la migliore. Che culo. Grazie. La Mad Bull, oh, che palle, quella mi serve. Ah, niente di meglio di una bevanda fresca. Sei gentile, vuoi essere mio amico? Torna a giocare con me, ok? Se avrò voglia, ok. Grazie, ti aspetto qui. Ti conviene non dire bugie. Promesso, devi tornare, ok? Quindi un'altra volta, dai. Ok, d'altra parte così mi viene anche meglio perché mi sembra che il vecchio si stava per offendere, quindi speriamo di no. Perché se il range di tempo è così basso, potrebbe essere problematico. Potrebbe diventare problematico avere tante persone. E giusto per stare tranquilli, ne compro un altro po'. Va bene, andiamo dal vecchio. Avrei voluto andare con l'amica dello sport, però dobbiamo frazionare nel modo giusto il tempo. Sento che presto potrei avvicinarmi di più alla coppia di anziani. Dovrei andare in libreria. Oh, aspetta, non ho la persona. Altri frammenti, ti ringrazio. 3000 yen, madonna mia. Quanto mi costi Igor ogni volta? So che sarebbe sbagliato barare con le persone DLC, però nel momento in cui mi servirà persone specifiche di certi confidant, adesso come adesso forse andrò a prendere anche quelle lì dei DLC, giusto per non spendere soldi. Non ne ho più. Sento che presto potrei avvicinarmi di più alla coppia di anziani. Dovrei andare in libreria. Entriamo. Dopo la scuola passerò il tempo qui. Spero. Effettivamente ancora non ci è capitato di vedere il messaggio di passare il tempo in modo non produttivo della serie, solo che vai proprio a trovarlo. Cerca esatto, state cercando qualcosa? Oh, ciao tesoro. No, perché semplicemente se dici che non c'è vuol dire che la stai cercando. Vabbè, buona fortuna, un po' da stronzo. Posso dare una mano? Lo so. Immaginavo. Oh, che bravo ragazzo. Ci siamo messi in tre a cercare il portafoglio in lungo e in largo. L'avete trovato alla fine? Adesso ce l'hai in tasca, quanto ci fai? Quanto ci fai che ce l'hai in tasca? Ti pareva. Poverino. Bonjour. Oh, lo so chi è, l'abbiamo visto anche lui il primo giorno di scuola. Oh, porca miseria, grazie tesoro. Perché c'è la foto del figlio, quanto ci fai? Yo, onushi,
Altro confident. Beh, non è che parlano così tanto di me. Vabbè, forse anche perché abbiamo saltato una settimana di scuola, quasi due di scuola appena iniziato. Però sì, piacere di conoscerti. Non l'avrei mai detto, fra. André Laurent. Ah, è lui Bebe. Io pensavo che era la bambina Bebe. Va bene, è un piacere conoscerti. Ah, sta ancora imparando. Ok. Quindi l'aula di economia domestica è il suo ritrovo, niente più niente meno. Ok, altro aggiunto, nuovo confidante. Oh, Gesù. Vabbè, ma lui è a scuola, quindi bene o male posso gestirlo, mi sa. Che giovanotto di classe. La foto di tuo figlio, vero? Oggi sono cani te moscaste. E certo che lei. Ah, addirittura. Ce la vuole regalare. Anche troppi tesoro. Esatto. Oh Gesù, poverina. Tutta sola. Vuoi che non sia morta in macchina? Aspetta, no, ce l'aveva detto che era morto di malattia, forse? O forse semplicemente preoccupata? Ho un attimo un vuoto, non mi ricordo se ci hanno detto se era morto di malattia il figlio o era morto in macchina. No, che spaventato. Non volevo farvi preoccupare. Sì, ok, forse non ce l'avevano detto, forse ce lo dice adesso. Ok, ok. Condoglianze, ovviamente. Che sfortuna, potrebbe essere anche giusto, però ovviamente in casi così si fanno le condoglianze. In che senso? Ah, per quello. Ok, ok. Bungie mi ha detto la verità sulla morte del loro figlio. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Vedi anche perché purtroppo è anche brutto far passare del tempo se c'è questa meccanica in modo così cattivo. Perché ovviamente lui si sta aprendo con noi, ma ignorarlo vuol dire, vabbè che onestamente è vecchio, potrebbe anche dimenticarsi di noi da ieri a oggi. A parte le cazzate però, ovviamente umanamente uno ti racconta una cosa così importante. Ovvio non c'è nessun obbligo di andarci sempre, però una volta ogni tanto ha senso anche andarci. Ti dispiace anche? Ecco, se l'è pure dimenticato già. Certo, tesoro. Soldi? Per quanto sia brutto, un po' mi interesserebbe. Una medicina, ok, va bene. Va benissimo. È accettabile. Ora come ora siamo senza niente, quindi va bene. Ho salutato la coppia e sono tornato al dormitorio. Ora come ora siamo poveri di tutto, quindi tutto è accettato. Parapapa. Bentornato. È una mia impressione, di recente la sindrome apatica sta colpendo più persone. Non so perché, ma ho la sensazione che stia per succedere qualcosa di brutto. Forse è solo paranoia. O forse la luna sta per diventare piena. Però insomma, da quel giorno non è successo niente, quindi non dovrei preoccuparmi, no? Come no. Allora, che si può fare? Oggi, in teoria, esatto, possiamo andare a lavorare. Che già ci hanno aumentato anche lo stipendio. Ci aumentiamo anche un po' il nostro fascino e il nostro coraggio. Due cose in uno, direi che è una buona idea. D'altronde, confidanti in giro io non ne vedo. Soldi ne abbiamo pochi per mangiare fuori. Andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare. Fascino e coraggio.
Purtroppo ci serve anche la conoscenza, però va bene così oggi. Quindi oggi ci danno 3.000. Va benissimo, onestamente è tutto di guadagnato. Statistiche e soldi in una botta sola. Quindi direi che va bene così. Però dobbiamo aumentare anche la nostra conoscenza. Stasera, se non abbiamo nulla da fare, direi che è una buona idea andare a farci qualche giro al computer. Atletica e EI. Sei libero, giusto? Andiamo da qualche parte. Oggi vieni, vero? Ti conviene venire. Onestamente, con tutto il cuore, sono più interessato alla sua di Confident, ovvero di quello dell'atletica, che di questo qua. Questo qua vuole cerchiare qualcuno per rimorchiare. Che vabbè, però... Ah, però c'è anche lei, cacchio. E c'è anche la bambina. Vediamo. Salve. L'altro giorno, quando mi hai chiesto di uscire, ci ho pensato. E se per te va bene, ti andrebbe. Torniamo a casa assieme, allora. Ok. Allora, vado a prepararmi. Brava ragazza. È tanto caruccetta, Allora, è sicuramente una ragazza molto timida che ha problemi a relazionarsi con qualcuno. Quindi, rilassati e hai cambiato idea, sembrerebbero le scelte giuste. Però proviamo quella meno cattiva delle due. Posso immaginare. È caruccetta lei. Cioè, è molto carina. Poi sapete che io con le ragazze con gli occhiali divento scemo. Abbiamo camminato fino al dormitorio senza dire una parola. Wow. Adesso mi salta addosso e mi bacia. Piccolina. Tanto caruccetta lei però, Beh, qualsiasi cosa a me va benissimo per parlare con te, Ah, siamo andati al nostro dormitorio, non al suo. Esatto. Ma scusa, accompagna lei. Avrei dovuto chiedere effettivamente. Sono stato stupido io. Beh, oddio. Hai ragione anche tu, ma è stata anche colpa mia, Quello purtroppo è vero, cioè non posso dire di no. Sembra apprezzare la mia compagnia, sento che è nato qualcosa tra di noi. Quindi lei è la bilancia o giustizia. Credo giustizia e se è così, Angelo ce l'abbiamo fisso nella squadra, vai tranquillo. Giustizia, perfetto. È strano pensare che un personaggio come Akechi condivida il Confident con una così. Però... Ah no, non è vero, cacchio dico. Non è Akechi. Era Sai la giustizia, è vero, è vero. Beh, oddio, forse ci sta anche. Ciao, ci vediamo. Vabbè, ma sei proprio un babbo di minchia anche tu, però, dai. Cazzo, la accompagni a casa, però vai a casa tua, cioè... Ehi, che si dice, coso? Ehi, hai visto quanta gente strana c'è in giro per la città di questi giorni? Cavolo, qui intorno sarà proprio un mortorio se è quella cosa che si nota. Che ne dici di andare nel Tartaro? Oh, aspetta, abbiamo raggiunto un vicolo cieco, non possiamo proseguire. Non ne ho idea, la disposizione di questo posto cambia ogni giorno, quindi chi lo sa. Forse dovrei venire a controllare con voi per sicurezza. Akiko, stai cercando di farmi arrabbiare? Bon, direi che il modo giusto per usare il tempo è studiare al computer. Ah, cavolo, ho finito... Pensavo di avere ancora un programma di studi, invece no. Vabbè, per fortuna puoi studiare direttamente a casa, quindi... Almeno occupiamo il tempo in modo intelligente. Dopo aver risolto dei problemi difficili senza arrendermi, mi sento più perspicace. Adesso vedi che ci ho aumentato il coraggio così a cacchio di cane. Uno? Ah, quindi studiare alla scrivania è il modo meno utile per prendere punti. In biblioteca già ne avevamo presi due, se non sbaglio. Mi sa che la luna piena è domenica, sai. Per oggi le lezioni sono finite. Ok, chi c'è? Sai che quasi quasi sì, vado da Odagiri, visto che non l'abbiamo mai fatto. Allora, mi dispiacerebbe lasciare indietro loro come Confident, però, come ho detto, dobbiamo dosarli
In modo intelligente, purtroppo. Ah, giusto, di sotto c'è anche il tipo nuovo di economia domestica. Allora, so che rispetto a quello che ho detto dobbiamo aumentare i confident, però qui a scuola ne abbiamo tanti. Se ne lasciamo uno che sappiamo che è qua a scuola e che quindi, in teoria, non si può perdere, io per adesso lo lascerei un attimo da parte. For knows, possiamo aumentare il nostro rapporto con Nagiri. Passerò il tempo nel consiglio studentesco. Vabbè, ci hanno chiesto un favore. Ogni tanto è anche giusto andarci, dai. Anche perché così possiamo guardare due bellezze in una giornata sola. Ho passato il tempo lavorando al consiglio studentesco. Le ore sono volate occupandomi dei vari compiti. Dipende anche che tipo. Peccato che non ci aumenta statistiche questa cosa. Ciao, Ciro. Ehi, ciao. Lui sembra un po' scontroso già dal modello, però secondo me è una brava persona. Tiene solo le cose in ordine. Niente di serio. Sembra una cazzata. La divisa scolastica, porca di quella miseria, rende tutto più bello, soprattutto sulle ragazze. È inutile che lo neghiamo, è così e basta. Quindi te la sei inventata? Non ha torto, Non ha torto su quello. Poi dipende anche, basta non esagerare, eh? Esatto, meno male che l'ha capito lui. Lo immaginavo, sei un uomo lindo e pinto, tu, eh? No, lo capisco. Però chiudi un po' gli occhi, sembri un po' pazzo. Voglio che tu capisca il mio punto di vista. Credo che la nostra amicizia stia crescendo. Benissimo. È un peccato che non ti diano potenziamenti, però vuol dire che così non fai affidamento totalmente sulle abilità ottenute, ma su quelle da giocatore alla fine. Il confident di Ryuji ti dà la possibilità di uccidere istantaneamente le persone più deboli, il che vuol dire che se overlivelli nel memento, poi nei palazzi, in teoria, sei sempre overlivellato. Quindi i palazzi alla fine passi e uccidi tutte le ombre. Mentre qui, non avendo potenziamenti, tutto quello su cui puoi fare affidamento è la tua capacità di giudizio e gli strumenti che ti sei messo da parte. Grazie mille. Sono uscito dall'aula studentesco e sono tornato al dormitorio. Vediamo se la senpai ci ferma e ci dice qualcosa. Vediamo. Bentornato. È strano, è tutto fin troppo tranquillo. È passato un mese, ma non penso che sarà l'ultima volta che le vedremo fuori dal Tartaro. Concordo, ultimamente c'è stato un grande aumento di perduti. Non mi stupirei se accadesse qualcosa. Il ragazzo misterioso che ho visto durante l'ora buia ha previsto una sfida tra una settimana. Guarda caso, la luna. Domani sarà passata esattamente una settimana da quel giorno, oggi dovrei prepararmi. Quindi mi stai dicendo non puoi uscire, devi solo andare a dormire? No, a quanto pare no. Ok, comunque, per quanto noioso, spendere i soldi per andare a mangiare ci dà più punti già che studiare a casa. Il problema è proprio i soldi. D'altronde andare a giocare è anche più costoso, quindi... Oggi è venerdì, quindi il riso in teoria c'è quello speciale, però tanto non abbiamo ancora modo di avere il menu speciale per ora, mi sembra, giusto? Sembra che il personaggio ancora non mi riconosca, mi serve più fascino. Andiamo per il riso normale, allora. Tanto finché sono 600 yen ci può stare, se è di più già diventa un po'. Ti prego, aumentami il sapere. Oh, e dai, finalmente, già tutto al 2. Il sapere dobbiamo aumentarlo, porca miseria, perché tanto di sicuro ci sono anche gli esami in mezzo. E oggi è sabato e c'è la luna piena. Io. Vediamo. Ehi, Star, come va? Senti che stai diventando più forte in una battaglia dopo l'altra? Sì, molto. Ho livellato abbastanza, voglio dire. Grande, continua così. Non smettere di allenarti. Facendo esperienza in vere battaglie, sarai pronto a qualunque cosa ci si parerà davanti. Io mi riprenderò del tutto in tempo zero, così potrai contare su di me per la prima linea. Ma non abbassare la guardia solo perché ti copro le spalle. Vai tranquillo. Meglio di me, ad ora, non c'è nessuno. Di sicuro, non Junpei. Per oggi le lezioni sono finite, stanotte ci sarà la luna piena, è il giorno in cui mi avevano avvertito. Mi domando cosa succederà, probabilmente dovrei tornare al dormitorio giusto per sicurezza. Ovvio. Ah, proprio così, neanche... vabbè.
neanche lo sbattimento di fare qualcosa? Va bene. Certo. Esatto, ha ragione. Tartaros no soto made miharou nante. Sou kantan ni dekiru mono ka? Honne o ieba, chikara busoku da na. Watashi no Pentesilea dewa, jōhō shūshū wa kono atari ga genkai kamoshirenai. Shikashi, persona no chikara tōyū no wa souzou shite ita yori daibu haba hiroi mono rashi. In che senso? Tipo il mio potere di cambiare abilità. Esatto. Lo so, sono mica il protagonista, mica per niente. Lo so, sono speciale, ragazzi, che vi devo dire. Quello ha ragione. Una grossa, quindi, finalmente. Esatto, immaginavo. Addirittura più grande di quello dell'altra volta? Ah, ok, è grande uguale, pareva strano. Tu no, Akiko, non puoi, mi spiace. Noi siamo già svegli? No, non lo sapremo mai. Giuppei. Ah, quindi combattiamo fuori. Ok. Esatto. Mata. Akihiko wa koko de rijichou o mate. No, io voglio venire, che cazzo. Esatto. Ore mo deru. No, non puoi, sei ferito. Mazu wa karada o naosu hou ga saki da. Ashi de matou ni naru. Esatto. Nan da to? Karera datte tatakaeru sa. Sukunakutomo ima no omae yori wa na. Ho livellato abbastanza, Kigo, non ti preoccupare. In teoria sono superiore di 2 livelli a quello della media. Fino ad ora dovrei essere a posto. Esatto, fa affidamento su di me, vai tranquillo. Junpei, fattene una ragione, non sarai mai al comando tu. Hai voglia. Ci penso io, Fra. E la cosa ti dispiace? Non mi sembra, Junpei, eh? Non mi sembra. Perfetto, dai. Andiamo allora, ragazzi. Bella che questa cosa... come posso dirlo? Delle ombre più grandi succede al di fuori del Tartaro, perché potevano benissimo farlo che sarebbe apparso nel piano della serie. È cambiato qualcosa nel piano che ci siamo fermati? E invece no, l'ombra esce, fa casino, noi dobbiamo fermarla. L'ombra o Mitsuri? Beh, non è così terribile. Mi piace questo verdognolo in giro. Ah, eccola. Sentiamo. Ok. Ok. Ah, fantastico. No, perché durante l'ora buia non funziona l'elettricità. Perfetto. Effettivamente non ha tutti i torti, eh. Ok. Effettivamente non ci avevo pensato, però aveva... ha ragione Junpei sto giro. Effettivamente la moto non avevo collegato che non potesse funzionare in teoria. L'ho dato per scontato che andasse a benzina.
Paura delle altezze, Junpei? Ecco, vabbè. Ascolta, hai paura delle altezze e non ci puoi fare nulla, Yukari. Ma che cosa? Ok. Beh, in teoria non dovremmo avere problemi, no? Ok, non si può passare sotto questa roba grossa. Dai, non mi interessa quanto è grande, cadrà comunque, quello è vero. Quindi, forza ragazzi, andiamo. Bella la luna. Ma che figo. Ma scusami un attimo, quindi quello è il Tartaro visto da lontano. Sembrava meno futuristico, passami il termine. E io sono sicuro che ci saranno dei piani sotterranei. Dai, non può essere solo in alto. Una struttura del genere deve nascondere qualcosa di sotto anche. E guarda, se dovessi azzardare, direi anche che di sotto potrebbe esserci il Reaper. Così, giusto per buttare una teoria. Andiamo. Beh, il treno è questo. Certo. Sì, signora. わかりました. Tu sei tu che non vedi l'ora. Lo seguiamo, ragazzi. Forse, esatto. Lo sapevo. Lo sapevo che lo diceva. Io ci sto. Sono d'accordo. Sì, una persona vera, non la tua persona. Quindi sì, è una persona, Junpei. Ma in realtà credo sia un meccanismo di protezione. No, zero. Questo ormai l'abbiamo accurato. Esatto. Come, noi l'abbiamo aperta a forza, immagino. Esatto. Però ora qualcosa sta chiudendo le porte. Ah, quindi è grossa, però è qua dentro. Non è così enorme allora. Mi immagino quanto possa essere grossa allora. Non si aprirà? Esatto, non penso che ci siano bare che potremmo aprire. Però figata che possiamo entrare anche nel treno e camminarci dentro così, È una stronzata, però è davvero figa. Che fine hanno fatto le ombre? Sono dentro il Tartaro, immagino. In realtà non è vero. Effettivamente l'altra volta erano pure fuori, quindi... vabbè, proviamo ogni tomba, magari succede qualcosa. Esatto, non c'è tempo ora. Ok, adesso questa si apre? Ah no! Quindi ogni tanto apparirà pure un'ombra. Seguitemi pure, cretini! Era un diversivo quello? Forse è scappato. Però è un'ombra minore, Junpei, quindi... Meglio essere cauti, meglio inseguirlo, non lo so. Meglio inseguirlo? È per quello, è una trappola, ma di sicuro ci porterebbe all'ombra grossa. Non è quello il problema. Non è quello il problema, Junpei. Non è il problema di battere quell'ombra. Il problema è che... Esatto. Era una trappola, ma volevo inseguirli io. Bom, perfetto. Quindi sono diversi rispetto a quelli dell'altra volta, questi. Ok, non sprechiamo i pipì subito. Mossa di luce. Peccato, mi spiace. Quindi, vabbè, potrei,
Ah no, abbiamo unicorno noi, pensavo di avere Angelo. Beh, anche lei blocca la luce, quindi siamo a posto. Ah, speravo in un critico, peccato. Peccato, peccato. Attacca noi o attacca lei? Attacca lei, ovvio. Sia mai che il gioco si comporti in modo onesto nei miei confronti. Ci ho sperato nell'impeto arcano, onesto. Ci ho sperato un po'. Dividi ed impera. Eliminati ora. Non esageriamo. Ok, però se questi sparavano luce, che è la prima volta che la utilizziamo. Vediamo, 3, 2, 1. Ecco appunto. Ah, addirittura. Questo dovrebbe bloccare sia il ghiaccio che il fuoco, se non ricordo male. Il che vuol dire che in teoria dovrebbe essere debole al vento e al fulmine. C'ho ragione, madonna mia, grazie persona 3 che mi sai, persona 4 che mi hai insegnato. Vediamo se c'ho ragione anche su di loro. Mi sa di no, eh. Ok, va benissimo. E allora occupati di lui, per favore, che quello è fastidioso. Mamma mia, le bilance in persona 4, quanti problemi che ci hanno dato. Ah già, lui resiste alla luce, non è che lo blocca. Unicorno invece lo blocca del tutto. Ora come ora, visto che questi sono i nemici, almeno andiamo tranquilli e blocchiamo gli attacchi di luce. Se fanno solo quello, voglio dire, perché no? Meglio così. Ok, perfetto. Quanti punti? 60, vabbè, meglio di nulla. È solo andato avanti, non ti preoccupare. Andiamo avanti. Eccolo là, Junpei. Quanto ci fai che 3, 2, 1, adesso appare un'ombra. Tra l'altro, che sta succedendo? Ah, c'è la mano e di nuovo quello col libro. Non lo so, effettivamente. Diciamo che Junpei è molto particolare come companion. Come ho detto, a me non mi fa impazzire, però magari migliorerà. Eccoci qua. Ah, c'è anche la bilancia. Però, ecco, adesso 3, 2, 1, appare qualcuno. Vediamo. Ah, strano. Immagino, Junpei, quanto sia sotto controllo. Immagino quanto sia sotto controllo la situazione, eh. Che bellina la mano col diamante, eh? Allora, belli. Quindi, non è debole all'oscurità? Dovrei provare col vento. Dipende cosa è debole la manina, però. Però, già che ci siamo, io la ucciderei. Almeno la mano ce l'occupiamo subito. Ok, che era quella secondo me più problematica. E ok. Quindi attacchiamo questo. Vediamo se c'ho ragione. Dovevo usarlo sull'altro, è vero, che stupido. Ok, ho sbagliato. Ok, però non blocca gli attacchi. In persona 4, se non sbaglio, le bilance bloccavano gli attacchi. Volevo fare l'impeto arcano, ma onestamente forse non c'è neanche durante le zone fuori dal Tartaro. Effettivamente non ci ho neanche pensato. Ma è esatto. Junpei è molto strano, eh. Che in realtà si sia unito a noi, o meglio, sia riuscito a risvegliare la sua persona e tutto il resto. Perché è successo qualcosa a qualcuno a cui lui teneva e è diventato apatico? Potrebbe essere un bel contesto, però non ci giurerei, diciamo. Oh, si muove il treno. Quella madonna, ma anche velocissimo, tra l'altro, neanche cagate. Dobbiamo fermarla prima che si vada a schiantare.
Guarda che velocità sta andando. Esatto, quello che esattamente ho appena detto. Vedi tu. Andate e fermate l'ombra. Esatto. Ovvio. Oh, ma guarda un po'. Mi fanno morire le manine ogni volta. Dio mio. Allora, aspetta. Non lo so, sai. Proviamo a usare oscurità, giusto per sicurezza, per vedere se gli facciamo danno. No, non gli fa danno. Perfetto. Oh, le animazioni di sti attacchi però ad oggi sono davvero fighissime. Ecco qua. Madonna mia, ammazzata con un colpo. Vabbè, allora non puntiamo neanche alla mano arcana a sto punto. Ah beh, debole al fuoco, perfetto. Boh, forse allora ce la facciamo, dai. Vediamo se durante le sessioni fuori dal Tartaro ci danno le carte o no. Sai che mi sa di no? Perché non ha fatto l'animazione. Peccato. Va bene, non importa, non importa. Buono da sapersi comunque. Vai. Ah, per... Allora, ammetto che pensavo ci avrebbero dato tipo il timer. Hai 10 minuti per questo scontro, muoviti. Vedo del ghiaccio. Credo che la persona sia... una persona di ghiaccio. Ma già da prima stava accelerando, non è che era una novità. Aghi, eventualmente ce l'abbiamo. Angelo, l'unico problema è l'oscurità. In teoria, siamo a posto. Direi di sì, quindi andiamo. Bella, cutscene. Carino. Addirittura. Vedi tu, Junpei. Carino, mi piace. Cosa devi fare, Junpei? Devi fare a botte. Wow. Che freddezza. Letteralmente. Mi aspettavo qualcosa di diverso, onesto, però va bene. Cioè, mi aspettavo una reazione un po' più cattiva da parte sua. 30 minuti abbiamo. Vabbè che è tantissimo, eh. Però immaginavo, cavolo. Ci stiamo per avvicinare al treno. 30 minuti. Proviamoci. Sai che forse no? Vabbè, secondo me ce la facciamo. Ci proviamo con tutte un attimo, ma... ipotizzo abbia resistenza a tutti quanti gli elementi a sto punto, onesto. Allora, Junpei, il fuoco non è un problema, aumenta la difesa di un alleato, eh. Proviamo a fondo. Ok, niente. Porca troia, che male. Proviamo allora ad aumentare i critici, dai. Facciamo un po' il lavoro di squadra qui. Chance di critico aumentata. Tu aumenta un po' i PP della squadra, perché al momento, cazzo, 50 danni non me l'aspettavo proprio. Abbiamo preso pure le difese nuove, abbiamo preso pure tutto quanto quello che ci poteva servire, cavolo. Proviamo col taglio. Ok, stessa quantità di danno. Invito al caos. Ovvero, che succede? Invita altra gente. Ah, quindi dimezza il tempo, cioè velocizza il timer. Cacchio. Vabbè, 13 minuti sono comunque tanti, ce la possiamo fare, dai. Aspetta, proviamo. Vediamo se fa un attacco di luce. Credo che non abbia debolezze, onesto, quindi dovremmo semplicemente provare ad attaccare. Ok, allora il critico non gli cambia un gran cacchio di niente, però speravo nell'avvelenarla. Quindi ipotizzo che non sia neanche lontanamente, come posso dirlo, possibile. Oh cacchio, non ho messo Garula. Cavolo.
Loro cos'è che erano deboli? A niente, perché sono diversi rispetto a quelli di prima. D'accordo, e allora proviamoci. Perfetto, sono sempre loro però. Sono sempre loro, quindi amen. Mi dispiace per voi. Garu. Oh. Ah, lui no? Strano. Ok, dai, muori allora. Perfetto. Pensaci tu. Però devi fare più colpi, Junpei, cavolo. Aia. Mi spiace. Di nuovo. Garu. E direi anche un altro attacco, giusto per pro... Come mancato, ma vaffanculo. Perfetto, ora sappiamo che sono deboli allo sparo, quindi... Vai di Garu. Eh sì, l'unica al momento è usare le magie per fargli più danno. Chance di critico ristabilita. È stato abbastanza inutile, Junpei, mi spiace dirtelo, ma... a fondo o taglio, dai. Dai, siamo quasi alla fine. Lei dimezza ancora il timer ora. Quindi dobbiamo essere rapidi. Lo sfiga, 4 minuti. Dobbiamo sbrigarci allora. Proviamo. Intanto ipotizzo che non gli faccia un cazzo. Tutti gli elementi, l'ho già detto, però. Tanto vale tentarla. Sì, però Yukari, cazzo, più colpi dovete fare, non uno. Dovete fare più colpi, sorella. Ah, ogni volta cambia? Vabbè, io allora mi concentro su di lei. Allora, facciamo così. Ok, passiamo la palla a lei. Vediamo. Abbiamo tre minuti, non dobbiamo concentrarci su di loro. Ok, lei no, loro non sono deboli, quindi... Ok, dobbiamo sbrigarci, abbiamo solo 3 minuti. Dai, ecco, bravo Junpei. Più colpi devi fare, più possibile, più volte. Non ti soffermare. Ecco, questo fa male. Yukari l'ha evitato? No, perfetto. Eia. Perfetto, è andato. Meno male. Non pensavo che avremmo avuto difficoltà. Trofeo guadagnato sul giusto binario. Perfetto. Scusami, abbiamo preso un tarocco? Certo che abbiamo fatto in tempo. Anche se il treno ancora non si è fermato, esatto. Tu sai quali sono i freni? Vai con la tua persona e fermalo a mano, come farebbe Ryuji. Ah, senza animazioni, neanche un'animazione che tira la leva. Peccato, potevano farla, dai, potevano sprecarsi un attimo. Va bene. Vedi tu, siamo fermi, quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Quello è il freddo, magari, dai. Appena arriviamo a casa ti lavi, Junpei. Diresti di sì. La prossima volta vieni in campo con noi. Oh, finalmente. Ma qualcuno spiegherà alla gente perché si sono spostati fino a qua e perché c'è il treno vicino? Ho usato l'istinto. Che novità, Yukari. Ho salvato anche te, Junpei, È un pirlotto, lo sappiamo ormai. La nostra squadra ha superato un altro pericoloso combattimento. Sembra che la fiducia tra di noi sia cresciuta. E quando è che faremo amicizia con i singoli membri del CES? Boh, chi lo sa. Oreda. Meno male, tra l'altro. Però è un po' strano che ci sia un'ombra grossa sola a, diciamo, luna piena. Oggettivamente, se fossi un gruppo di cattivi, in questo caso le ombre,
durante la luna piena ne butterei tantissime in giro, quelle disponibili ovviamente. Gokurousama Kirijo-kun. Ya, ressha o nottorareta to kiita toki wa shōjiki dou naru ka to omotta kedo jōdeki da yo. Lo so, lo so. Kan ni henna oumidashi ga deru yōna koto wa nakute sumu ne. Karera ga yoku yatte kuremashita. Tankikan de odoroku hodo seichō shite imasu. Il problema è che ci hanno fatto tantissimo, tantissimo. Ci hanno fatto molto male comunque, nonostante il livello e gli oggetti che avevamo. Che cosa è iniziata? いつもこんな土壇場まで分からないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。Puoi venire in combattimento per quanto ne sappiamo, Esatto. Può essere più utile in combattimento che fuori, forse. というか Ikutsuki-san, 今日なんだか疲れてませんか? まさか表に止めてあった自転車 è corso qui in bicicletta, è un pazzo. Il ragazzo del mio sogno mi ha messo in guardia su una sfida. Sembra che le sue previsioni si siano avverate. Chissà cosa significa tutto questo. Quindi adesso lo rincontreremo, immagino. Sono a pezzi e ora non riesco a rifletterci con chiarezza. Devo riposare appena torno al dormitorio. Vediamo, apparirà.